Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare e utilizzare il Betaflight TX Lua Script. Grazie a questo script potremo configurare il nostro drone direttamente dal radiocomando e avremo accesso a tutte le impostazioni Betaflight proprio come le abbiamo su SD. Ed infatti questo script si rivolge principalmente a chi non ha l'USD e non può configurare il proprio modello tramite display. Inoltre alcuni potrebbero trovare più pratico modificare settings direttamente dal radiocomando piuttosto che utilizzare il visore. A questo punto possiamo iniziare andando su questa pagina GitHub che vi lascio linkata in descrizione. Per quanto riguarda Betaflight è necessario che sia aggiornata la versione 4.2.11 o superiore. Inoltre precisiamo che questo script funziona sia con OpenTX che GTX ed è compatibile con i sistemi ExpressLRS, FrSky e Crossfire. Le versioni firmware dovranno essere OpenTX 2.3.12 o superiore, EGTX 2.4.0 o superiore, ExpressLRS 2.0.1 o superiore, Crossfire 2.11 o superiore. Per quanto riguarda FrSky, usate i firmware più recenti che avete a disposizione. A questo punto scorriamo verso il basso e clicchiamo su Assets. Poi scarichiamo il file .zip. Ora estraggo l'archivio che ho appena scaricato. Quindi bisognerà copiare i file dell'archivio all'interno della microSD della radio, che ho già collegata al PC tramite adattatore. Entro dentro la cartella principale, poi in quella OBJ. Quindi trascino tutto il suo contenuto nella radice della microSD. Nel caso ci venga chiesto di sovrascrivere dei file, diciamo di sì. A questo punto posso fare rimozione sicura dell'hardware. Ok, come vedete ho rimesso la microSD nella radio e collegato la batteria al drone. Per usare questo script è necessario che la telemetria sia attivata e funzionante, infatti quest'icona indica che la telemetria è a posto. Se avete problemi con la telemetria ricordatevi di attivare Telemetry su Betaflight e fare Discover New Sensor nella radio. Ora andiamo nel menu Sistema, la pagina che ci interessa è proprio la prima. Scorriamo verso il basso fino a trovare Betaflight Setup e premiamo Enter. Al primo avvio la radio compilerà lo script, non preoccupatevi, lo fa solo la prima volta. Premiamo di nuovo Enter e come vedete abbiamo accesso a tutte le configurazioni di Betaflight, la VTX, i profili, i PID, i rates, i filtri, eccetera. Se ad esempio vogliamo modificare i PID, ci spostiamo sul valore che ci interessa e premiamo di nuovo Enter. A questo punto regoliamo il valore e premiamo Enter per confermare. Perfetto, come abbiamo visto, installare il Betaflight TX Lua Script è molto semplice, così come è molto semplice utilizzarlo. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.